Buongiorno a tutti, io sono Alfredo, benvenuti sul mio canale. Avendo il cancello molto distante dalla mia abitazione, ho deciso di piazzare all'esterno del cancello stesso un microfono per ascoltare il sopraggiungere di un veicolo e poter gettare così uno sguardo alla videosorveglianza, al monitor della videosorveglianza. Vediamo insieme come realizzare questo piccolo amplificatore. Questo piccolo amplificatore con microfono ha una potenza di circa 15 watt, alimentazione 220 volt, è contenuto in una scatola IP66 protetta dalla pioggia. I due fili di uscita per l'altoparlante viaggiano attraverso tutto il mio giardino e giungono all'interno dell'abitazione, dove attraverso l'altoparlante posso ascoltare i suoni esterni. Vediamo come realizzare questo amplificatore microfonico per cancello. Innanzitutto ci servirà un microfono con preamplificatore. Questo modulo può essere alimentato con una tensione da 2,4 a 5,5 volt. Possiede un trimmer per la regolazione del volume della preamplificazione. È alimentato a 5 volt sui piedini VCC e ground e fornisce in uscita un segnale sul pin out che può essere collegato ad un amplificatore di potenza. Questo modulo da solo infatti non riuscirebbe a pilotare alcun altoparlante. Essendo all'esterno, il circuito sarà ospitato in questa scatola IP65 a prova di pioggia, misura circa 10 cm x 10 cm. Sarà fissata al cancello e avrà un foro di uscita ed ingresso per la corrente e un foro per il microfono. Con della colla a caldo vado a fissare il modulo del preamplificatore sul foro appena realizzato. A questo punto abbiamo due possibilità: collegare questo preamplificatore direttamente ad un DVR, cioè ad un impianto di videosorveglianza tramite opportuno cavo schermato, oppure utilizzare un amplificatore di potenza. Ho optato per la seconda ipotesi procurandomi questo amplificatore di potenza preassemblato, perché mi necessita l'audio soltanto in un punto della casa, completo di connettori e cavi di ingresso e uscita e alimentazione più e meno. È basato sul chip TDA2030 che con un'alimentazione di 36 volt fornisce al massimo 14 watt di potenza audio ed è ampiamente protetto dal cortocircuito e dalla deriva termica. Questo integrato richiede pochi componenti discreti all'esterno che costituiscono la rete di controreazione per questo amplificatore di potenza. Nel mio caso specifico, utilizzando un altoparlante da 4 ohm e con un'alimentazione da 12 volt, potrò ottenere una potenza di circa 10 watt. Per meglio dissipare il calore generato, comunque andrò a collegarci questa aletta di raffreddamento in alluminio, interponendo però prima questa pasta termica utilizzata nel raffreddamento dei microprocessori. Maggiore sarà la potenza che volete prelevare, più grande dovrà essere l'aletta dissipatrice. Vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link per l'acquisto di questi prodotti, acquistando dei quali contribuirete a finanziare il mio canale. A proposito di canale, se vi sta piacendo questo video, mi raccomando, pollice in su. L'ingresso di input sarà collegato al mio modulo microfonico preamplificato, mentre l'uscita, dopo aver percorso all'incirca una ventina di metri, entrerà nell'abitazione dove sarà collocato l'altoparlante. Bene, a questo punto manca soltanto l'alimentatore switching da 12 volt 1 A, che fornirà l'alimentazione all'amplificatore da 10 watt e altri 2 watt per il resto del circuito. Poiché su questo PCB viaggia anche la 220, devo necessariamente isolarlo all'interno della scatola andando ad utilizzare questa guaina termorestringente verde normalmente utilizzata per pacchi batterie al litio. Con una pistola d'aria calda alla minima potenza vado a termorestringere questa guaina. Per maggior isolamento vado ad applicare una seconda guaina ulteriore.
Il mio alimentatore è quasi pronto, ma trattandosi di un alimentatore switching che funziona alla frequenza di qualche decina di kHz, devo necessariamente schermarlo con del nastro adesivo in alluminio per evitare che queste audiofrequenze rientrino nel preamplificatore e vengano amplificate, costituendo così un rumore, un sibilo di sottofondo all'amplificazione. Questo tipo di schermatura si utilizza spesso nei preamplificatori proprio per renderli immuni dalle audiofrequenze circostanti derivanti sempre più oggi dai alimentatori switching. Senza di essa sentiremo questo sibilo che disturberebbe l'amplificazione del segnale audio normale. Per finire, poiché l'alimentazione del preamplificatore è massimo 5 volt, devo necessariamente interporre tra i 12 volt e il preamplificatore questo integrato regolatore di tensione 78L05 in grado di ridurre a 5 volt la tensione dei 12 volt con una corrente massima di 100 mA. Questo integrato accetta tensioni massime di input di circa 20 volt e restituisce sempre il valore fisso di 5. Si tratta di un integrato molto versatile che consente di alimentare carichi da 5 volt con un assorbimento massimo di 100 mA a partire da tensioni massime di 20 volt. Effettuate le saldature, vado ad isolare i pin con della guaina termorestringente. Questo chip infatti è molto delicato, può essere facilmente danneggiato in caso di cortocircuito. Per maggior isolamento applico anche del nastro isolante. A questo punto il mio integrato convertitore di tensione da 12 a 5 volt è pronto per il cablaggio. Non solo, ma possiamo andare ad effettuare il cablaggio di tutti gli altri componenti, in particolare l'amplificatore con i suoi ingressi, uscite ed alimentazione. L'uscita del preamplificatore all'ingresso di input dell'amplificatore, mentre per l'alimentazione l'uscita 12 volt dell'alimentatore sarà collegato all'ingresso 12 volt del modulo di potenza e all'input dell'integrato 78L05. Vado a fissare tutte queste componenti utilizzando della colla a caldo. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro prezioso contributo. Vado ad effettuare tutti questi cablaggi all'interno del contenitore. Collego tra loro l'alimentazione 12 volt per il preamplificatore e per l'amplificatore di potenza, che poi andrò a collegare all'alimentatore switching. Dopo aver effettuato tutti questi cablaggi, vi consiglio sempre di ricontrollare il tutto prima di dar fuoco alle polveri, onde evitare spiacevoli cortocircuiti. Una volta effettuati questi controlli, all'interno del contenitore rimarranno soltanto da collegare verso l'esterno la linea di uscita dell'altoparlante di potenza che va all'interno dell'abitazione e la linea d'ingresso dei 220 volt per l'alimentatore switching. Tutti i fili passeranno attraverso questo foro di ingresso e di uscita. Prima di effettuare però il montaggio definitivo, facciamo il solito test collaudo di verifica. Vado a procurarmi una cassa acustica da circa 15 watt della Logitech per collegarci la linea degli altoparlanti in uscita. Ho già collegato la 220 al mio alimentatore switching, andiamo ad accendere per verificare che ci sia l'effetto Larsen della amplificazione. L'effetto Larsen è presente e il microfono funziona correttamente. Bene, prima di andare ad installare all'esterno questo dispositivo, vado a realizzare la copertura per la cassa acustica all'interno dell'abitazione. Utilizzerò questo coperchio di una scatola già presente per nascondere l'altoparlante all'interno.
Cercando nell'armadio dei miei scheletri elettronici trovo questo piccolo altoparlante da TV da 4 ohm 3 watt che è l'ideale per la mia applicazione. Con l'utilizzo di questa rete vado a segnare i fori per l'altoparlante. Per tale operazione utilizzerò una punta larga applicandola al mio saldatore a punte intercambiabili. Una volta abbozzati sommariamente questi fori, vado ad utilizzare la punta conica svasatrice. Il risultato non sarà il massimo dell'estetica, ma mi accontento. Vado ad applicare il mio altoparlante con l'utilizzo di colla a caldo. Utilizzate sempre il flussante prima di ogni saldatura e avrete una stagnatura perfetta. Bene, ora che il mio altoparlante è pronto, non mi rimane che far passare i 20 metri di filo di collegamento nel mio giardino da collegare al mio amplificatore esterno, che ho già fissato sul palo del mio cancello con la parte del microfono rivolta verso il basso. Considerate che su un tragitto di circa 20-30 metri un 10-20% della potenza dell'amplificatore audio si perde e quindi il segnale che giungerà all'interno sarà leggermente attenuato. Ancora peggio se utilizzeremo il segnale preamplificato. Ma questo non è un problema perché nel preamplificatore è previsto un trimmer per regolare correttamente il volume finale. Una volta regolata correttamente la sensibilità di questo preamplificatore, siamo pronti per l'utilizzo finale. E così, ogni volta un veicolo o qualcuno si avvicinerà al mio cancello, potrò dare un occhio alla videosorveglianza e comportarmi di conseguenza. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a mettere like, mi raccomando, e iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.